Raga, 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 buonasera a tutti. Intanto, in Ungheria, la Juve stravince e straconvince. Ferencváros 1, Juventus 4. E ragazzi, non è... Il brutto di queste partite è che se non la sblocchi subito poi si complica. E la Juve è stata celere. Ci ha messo 8 minuti per sbloccare la gara. Alvaro Morata la infila. Tutto buono, la posizione di Cuadrado è buona, mette in mezzo, basso. Arriva Morata e con la calma olimpica segna la calma del campione. Quello che sta stretto è il primo tempo, che finisce, se non mi sbaglio, 1-0, giusto? Sì. Poi ancora Morata. Ancora una grande azione. Sì, nel secondo tempo quando entra McKennie. Sì. Inizia l'azione CR7. Passaggio per Morata con annesso velo di Weston McKennie. E Morata tira. Più bello. Ovviamente il secondo del primo. E 2-0, 2-0. E poi il portiere decide di regalare i palloni. E quindi Dybala è lesto. 3-0. Ancora un errore del portiere verso l'81esimo. Dybala ancora si invola. Però Vali fa autogol. Nel tentativo di fermare Dybala sulla linea, va in scivolata, tocca il pallone e la palla entra. 4-0, l'1-4, lo segna al 90. Boli su un rimpallo favorevole del suo compagno che la mette in mezzo. Boli tira una prima volta, Szczęsny fa quel che può e poi a porta vuota. L'africano segna o l'afro-francese, non ne ho idea. Comunque a Budapest, sotto la pioggia torrenziale, da ricordare per il Ferencváros solo il nome del suo stadio. Lo stadio Puskas di Budapest, appunto, è pure una coreografia iniziale, comunque molto bella, poi più nulla, poi dall'ottavo al 90, dove la piccola gioia di Boggia è comunque stata, però davvero, davvero male, 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 il Barcellona vince con la Dinamo Kiev e quindi... Barcellona prima a 9 punti, Juve seconda a 6 punti, le altre due sono un punto, sono Dinamo Kiev e Ferencváros. Nella partita delle 15 e delle 18:55 la Lazio strappa un pareggio d'oro nel campo dello Zenit e va a 5 punti con il Borussia. A 6 punti, quindi la Lazio seconda. Borussia ha vinto contro il Borussia per 0-3 stasera. Girone della Lazio è ancora aperto nonostante abbia vinto col Borussia Dortmund. Il Borussia Dortmund è davanti alla Lazio, ma la Lazio comunque questi 5 punti se li porta in cascina per il girone di ritorno, sono molto importanti. E dunque,
Dopo le sconfitte roboanti di Inter, purtroppo, e di Atalanta contro Liverpool per 0-5, la seconda metà tournée della Champions League sorride agli italiani perché un pareggio della Lazio afferrato all'inizio degli ultimi 10 minuti con Felipe Caicedo. Tantarò, beh, men che meno, la vittoria della Juve contro il Ferencváros per 1-4 in terra ungherese sotto la pioggia torrenziale, un po' come l'Atalanta in Danimarca contro il Midtjylland. La pioggia era la stessa, torrenziale, batteva, boom boom boom. E niente ragazzi, il video finisce qua, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale perché dobbiamo continuare a salire. Guardate la descrizione, mi raccomando. E niente, Ferencváros 1, Juventus 4, ecco come si è conclusa la partita di stasera. Devo sottolineare una cosa. Il Siviglia da 0 a 2 contro il Krasnodar l'ha vinta 3 a 2. Per dirvi quanto è forte questo Siviglia anche in 10 uomini su 0 a 2, la forza di ribaltarla ce l'ha avuta sempre. Però mi sto dilungando troppo. Il video era su Ferencváros Juve e la Juve ha vinto. Mi raccomando, sempre qui sotto, tasto iscriviti. Dobbiamo salire, dobbiamo salire, bello.